Hallo Vrinden, sono Corrado e sono titolare insieme ai miei fratelli Federico e Marcello dell'azienda Crotin 1897. Ci troviamo a Maretto, a pochi chilometri da Asti, sulle colline del Monferrato. L'attività è principalmente basata sulla produzione di vini DOC e DOCG, provenienti dai vigneti dell'azienda. Provenienti dai vigneti dell'azienda. Coltivati secondo le norme dell'agricoltura biologica, per cui gli unici trattamenti consentiti sono a base di rame e zolfo e nessun diserbo chiaramente e nessuna concimazione chimica. Le colline che ospitano i nostri vigneti sono principalmente costituiti da argilla e sabbie marine. Con una dotazione di fossili risalenti al Pliocene villafranchiano superiore. E questa particolare caratteristica dei suoli ci aiuta molto ad avere dei vini estremamente originali. I vigneti sono allevati a controspalliera con potatura guyot. Le varietà coltivate sono la fresa, che qui ha da sempre trovato il suo habitat ideale, Barbera, ovviamente, Grignolino, Bonarda. A queste si sono aggiunte poi il Bussanello, l'Alba Rossa e infine l'aromatica Malvasia Moscata, una vecchia varietà che è stata da poco riscoperta. Per quanto riguarda il Bussanello e l'Alba Rossa, sono due vitigni nati da incrocio da seme messi al punto dal professor Dalmasso alla fine degli anni 30. Per quanto riguarda il Bussanello, ci troviamo di fronte ad una varietà bacca bianca ottenuta incrociando il Riesling italico con il Furmint, mentre l'Alba Rossa è ottenuta incrociando il Nebbiolo di Dronero o Chateause con la Barbera. In cantina utilizziamo lieviti indigeni e bassi dosaggi di anidride solforosa, intervenendo il meno possibile, così da permettere ai nostri vini di trovare una propria identità, preservando le caratteristiche dell'uva di partenza. I vini provengono tutti da vigneti provengono tutti da selezioni di singole vigne, per cui sono prodotti in quantità limitata. Poi, con lo stesso spirito, con lo stesso spirito gestiamo anche un agriturismo. A chilometro zero, con prodotti che derivano dal nostro orto, facciamo noi il pane e la pasta, inoltre anche le marmellate vengono prodotte con la frutta del nostro frutteto. Prost!